porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Pochi giorni fa si è svolta nell'ex area Truffi di Casteggio l'evento Agosto in Festa organizzato dalla Proloco Classidium. Pochi casteggiani hanno partecipato all'evento ed un cittadino ha manifestato il proprio dissenso su Facebook, spiegando che troppo spesso ci si lamenta che nulla venga organizzato, ma che quando gli eventi vengono organizzati molti comunque non partecipano. Sembra piuttosto che i casteggiani preferiscano spostarsi per partecipare ad eventi quali la Festa di Collina in Fumo, piuttosto che alle serate organizzate presso Salice Terme. Tu hai riconoscenza della festa organizzata in via Truffi? Hai partecipato? No, io non ho partecipato. Però magari se è una novità la gente sarà per quello che non è andata più di tanto lì alla festa. Quindi magari pensi che non è un problema di scarsa comunicazione, tanta gente non lo sapeva. Esatto, sarà la comunicazione, mancava sicuramente la comunicazione. Bisognava pubblicizzare un po' di più, diciamo. Questo sabato ci sarà la Notte Bianca, andrai? Sicuro, dai, alla Notte Bianca sì. Hai già partecipato ad altri eventi in precedenza? Io sì, sempre mercatini, venerdì, ma poi... Io a Casteggio ci giro, ci abito. E pensi che poi la rassegna, adesso a settembre poi ci sarà la rassegna, pensi che avrà un richiamo un po' più grosso rispetto a questa festa di agosto o come pensi che andrà? No, secondo me la rassegna andrà tanto perché è un evento comunque che c'è sempre stato a Casteggio, quello dei vini, poi siamo conosciuti per i vini a Casteggio. Ma tu hai riconoscenza della festa organizzata in via Truffi a Casteggio e hai partecipato? No, non lo so, non lo conosco. Di solito si va sempre a Salice. Quando... Quindi non hai neanche sentito parlare di questi eventi che erano organizzati qua a Casteggio piuttosto che la Notte Bianca? No, Casteggio no. E per quanto riguarda ad esempio la rassegna, ne hai sentito parlare? No. La rassegna dei vini che c'è a settembre a Casteggio? Ah beh, quella dei vini sì, cioè allora quelle cose lì sì. Quando fanno la festa della birra, tipo la cosa della birra, dei vini, le degustazioni, quelle cose lì sì. A Voghera ci sono molti eventi che vengono organizzati durante l'estate? No, Voghera è un caso a parte, perché Voghera è particolare. Voghera non hanno mai, cioè, secondo me potrebbero fare molto di più di quello che fanno. Tu eri a conoscenza della festa organizzata in via Truffi, hai partecipato? No, non ne sapevo niente. Di dove sei? Voghera. Quindi secondo te magari non c'è stata abbastanza pubblicizzazione da quelle parti per invitare gente da Voghera a Casteggio? Sicuramente, cioè io non ne sapevo niente, ma penso che tanti altri come me non sapevano niente. Comunque ad esempio tutte le altre serate che ci sono state qua a Casteggio, i venerdì di Casteggio piuttosto appunto che Agosto in Festa sono rimaste un po' fuori dal mirino per gli altri comuni della provincia. Ma a parte una che era il Tranglart, da quanto so io, che comunque è stata molto pubblicizzata da gente di Voghera, quella si sapeva, altre io non mai sentite. Sei stata alla festa in collina? A Fumo? Sì. Quindi comunque anche se è un comune magari più piccolo ti sei comunque spostato a Voghera per andare piuttosto che a Salice comunque queste serate. Sì. Com'è andata? I dettagli meglio non raccontarlo, però è andata bene, dai. Comunque ti è piaciuto? Sì, divertente. Forse è anche un problema del fatto che questi eventi che sono stati organizzati a Casteggio non sono magari così istituzionalizzati come appunto la festa in collina a cui tu sei andato, che comunque ha il 40° anno, quindi è probabile che sia una novità che ancora tanti non conoscono? Sì, sicuramente, però ripeto, pubblicizzata male, cioè non l'hanno diciamo divulgata bene la cosa, perché io non ne sapevo niente, ma anche la mia compagnia e tanti miei amici non ne sapevamo niente.